Un salutissimo agli amici di Medico Snake. Allora, ragazzi, scusate se ho la faccia assonnata, ma mi sono svegliato da poco. Allora, stamattina fuori, bella giornata, e quale buona occasione per portarvi una giornata tipo con il mio OnePlus 6. Quindi, ragazzi, questo sarà un vlog dove passerò una giornata intera con lui, dove lo metterò sotto stress. A parte che capita tutti i santi giorni che lo mando sotto stress, però voglio farvi vedere una mia giornata tipo con OnePlus 6. Quindi, ragazzi, subito dopo la sigla gli faremo un riavvio e lo togliamo dalla ricarica. Quindi, sigla! Carissimi amici di Mythico Snake, eccoci qua. Come ho detto nella intro, faremo un riavvio al mio carissimo OnePlus 6. Poi, subito dopo il riavvio, saremo pronti a iniziare la mia giornata tipo togliendolo dalla carica. Quindi, durante il corso di questo video, vedrete un po' come lavorerò io con il mio smartphone. Questa è una cosa che capita tutti i giorni, perché tutti i giorni, beh, diciamo che il telefono è costantemente sotto stress. Quindi ci siamo quasi. Lo smartphone ha iniziato la sua fase di riavvio. Ecco qua che sta caricando il logo. Scusate per questo tipo di inquadratura, ma tengo il piccolo treppiedi in una posizione un po' strana. Allora, ok, mi sposto, metto il pin. Perfetto, ecco qua. Andiamo un attimino a sbloccarlo. Perfetto, ecco qua. E voilà, ragazzi, attiviamo anche la, non appena si avvia, attiviamo anche un attimino la suoneria, perché la sera lo metto in vibrazione, e voilà, suoneria attivata. Quindi, ragazzi, ecco qua, lo tolgo dalla ricarica. Oh, qui abbiamo il sensore della luce, questo qui mi scappava allora, e ecco qua, siamo ufficialmente pronti a iniziare la nostra giornata tipo. Allora, ragazzi, questa è la vista dall'hotel in cui mi trovo. Mi trovo ad Aprica, in provincia di Sondrio, che oltre ad esserci una bella vista, troviamo anche un fantastico paesaggio. Carissimi amici di Mythico Snake, la colazione del buon tecnico non manca mai, l'ho insegnata anche ai ragazzi che sono stati con me. Allora, carissimi amici di Mythico Snake, non so se riuscite a vedere da questa inquadratura, mi trovo sotto la luce diretta del sole, mi trovo anche all'esterno dell'hotel. Allora, se vi ricordate, lo abbiamo tolto dalla carica alle 8 e un minuto. Quindi in circa 30 minuti ha perso già il 3% di batteria, però volevo farvi vedere anche cosa ho attivo nei toggle durante la mia giornata tipo. Allora, ecco qua, tendina dei quick settings, e possiamo già notare il Bluetooth attivo. Questo perché lo utilizzo costantemente in auto ed è costantemente connesso sia per le chiamate e sia per ascoltare un po' di musica da Spotify. Poi
Andiamo ad estendere il pannello dei toggle e vi faccio anche vedere cosa va attiva. A parte la geolocalizzazione per utilizzare il navigatore, poi possiamo vedere anche l'NFC, perché io durante la giornata, ok, faccio acquisti e faccio pagamenti direttamente dal mio smartphone. Allora, beh, oltre a questo non ci sta più nulla di attivo e voglio farvi un attimino vedere anche dalle impostazioni della batteria, se riusciamo a vedere, voglio farvi già vedere l'andamento. Allora, visualizza dettagli utilizzo e possiamo già vedere un calo di circa 30 minuti. Ok, al momento l'applicazione più utilizzata è OnePlus Launcher, poi durante il corso di questo video vi farò vedere anche tutte le applicazioni che utilizzo durante questa mia giornata tipo. Amici di Mitico Snake, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi dai toggle, che adesso vado ad attivare anche l'hotspot mobile. Questo perché? Perché l'hotspot mi consente di configurare i dispositivi con cui lavoro nel caso ne dovessi configurare uno, però lo tengo costantemente attivo perché si può dire che mi serve perennemente durante la giornata. E detto questo, abbiamo avviato già Waze, il nostro navigatore di fiducia che mi porta nell'altro paese qui in provincia di Sondrio. Quindi affrontiamo insieme questo viaggio con Waze. Allora amici di Mitico Snake, un'altra cosa che faccio costantemente ogni giorno con il mio smartphone è controllare se ci sono aggiornamenti delle varie applicazioni dal Play Store. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad aprire il Play Store ed andiamo a controllare se ci sono degli aggiornamenti. Allora andiamo sulle mie app e giochi e ecco qua. Allora sì, troviamo solamente due aggiornamenti. Oggi sono fortunato perché già avevo aggiornato ieri tutte quelle di cui mi richiedevano l'aggiornamento e adesso che solo due e abbiamo questo aggiornamento. Ok, nel frattempo che aggiorno queste due app voglio farvi vedere un attimino le statistiche della batteria. Allora ragazzi, sono ritornato in auto per evitare il passaggio delle auto, che altrimenti non riuscite a sentire nulla. Allora, da prima a dopo. Ok, ho finito di fare l'aggiornamento delle mie app, adesso andiamo a controllare le statistiche della batteria. Allora, il toggle dai quick settings e abbiamo, come potete vedere, 87%, quindi da stamattina alle 8 più o meno sarà passata 1 ora e 10, perché sono le 9:09 in questo istante e siamo arrivati all'87%, quindi abbiamo perso circa 13% di batteria. Andiamo a vedere un po' le app che sono state utilizzate. Come potete vedere, Waze, vabbè, OnePlus Launcher, ho cominciato già ad utilizzare WhatsApp, il Google Play Service per tutti i vari aggiornamenti come Gmail, geolocalizzazione, e ho cominciato ad utilizzare anche Gmail. Quindi man mano stanno comparendo nella lista tutte quelle app che utilizzo costantemente. Ok, adesso il Live, come potete vedere, dall'87% siamo scesi all'86%. Ritorno un attimino indietro e ecco qua, visto? Quindi devo dire che quella durata della batteria del OnePlus, che era un tempo, pian piano sta andando a svanire, ma non perché si fosse danneggiata, ma il mio lavoro consente proprio il troppo utilizzo dello smartphone. Quindi ragazzi, al momento queste sono le statistiche. Carissimi amici, mi trovo sempre in provincia di Sondrio, ma questa volta a Tirano. Allora carissimi amici, eccomi qua nuovamente con il mio OnePlus e andiamo a riguardare nuovamente le statistiche della batteria. Quindi rientro nuovamente all'interno delle impostazioni, toggle batteria e siamo arrivati già all'80%.
e sono appena le 9:47, però volevo farvi notare un'altra cosa per quanto riguarda il display. Allora, non so se si riesce a vedere, quindi utilizzo dello schermo 57 minuti dall'ultima ricarica completa. Ok, quindi ultima ricarica completa 105 minuti fa, e devo dire che più o meno l'utilizzo del display si eguaglia all'ultima ricarica completata. Utilizzo delle app, andiamo nuovamente a ricontrollare, e si va ad aggiungere anche TikTok, sì, perché prima mi sono divertito a vedere un attimino qualche video TikTok e qualche notifica. Poi vabbè, WhatsApp e le solite applicazioni come Waze, Gmail e quant'altro. Allora, miei carissimi amici, sono ritornato nuovamente in auto. Allora, a questo giro si aggiunge anche l'applicazione Adobe Reader, non so se riuscite a vederla da questa inquadratura, ed eccola qui. Adobe Reader è quell'applicazione che mi consente di sfruttare la fotocamera per eseguire la scansione dei documenti per poi inviarli all'ufficio con cui lavoro. Quindi dovete sapere che io durante la mia giornata tipo utilizzo anche la fotocamera per la scansione dei documenti. Infatti adesso andiamo subito ad aprire, perché devo eseguire la scansione di questo documento e poi lo devo inviare. Ragazzi, come potete vedere, ho fatto la scansione del documento e adesso sono pronta ad inviare la mia prima mail. Quindi faccio condivido una copia direttamente dall'applicazione che mi ha consentito di inviare, no, scusate, di fare la scansione del documento, e sono pronto a inviarla. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere fino ad ora, sono appena le 9:52, quindi ve lo faccio vedere anche qua dal display del mio smartphone. Facciamo mettere a fuoco, ecco qua, 9:52, ok, e sto cominciando già ad utilizzare molte di quelle app che utilizzo durante il mio lavoro. Quindi avete visto Adobe Reader, che sfrutta molto la fotocamera, utilizzo moltissimo Waze, quindi invio e ricezione di posta elettronica attraverso Gmail, la posizione sempre attiva, e poi qualche altra app che vedremo nel corso di questo video. Quindi ragazzi, credo che con la batteria, come già capita da molto tempo, non arriverò a pomeriggio inoltrato, ma staremo a vedere. Allora ragazzi, un altro aggiornamento prima di rimettermi in viaggio. Allora, ho impostato già il navigatore per raggiungere la prossima destinazione e mi ci vorrà più o meno un'ora e mezza, quindi un'ora e 23 minuti, ok? Quindi vediamo in questa ora e mezza di viaggio come si comporterà la batteria. Intanto potete già vedere che siamo scesi al 77%. Le potete vedere già con le notifiche come YouTube, Gmail e Telegram. Allora, carissimi amici, mi trovo in galleria, ok? Volevo farvi questo appunto qua. Allora, sul percorso che mi porta all'altra destinazione ci sono più gallerie che strade normali, quindi come potete vedere il segnale GPS va totalmente fuori uso, come va fuori uso anche la rete cellulari e la rete dati. Quindi diciamo che per un buon percorso andrò a risparmiare ulteriormente la batteria. E come potete vedere siamo arrivati già al 66%, quindi abbiamo perso il 34% di batteria in soli 2 ore e mezza più o meno.
Allora, carissimi amici, da poco arrivato qui a Livigno. Intanto vi faccio vedere qui dalla barra delle notifiche lo stato della batteria, sempre se riesce a mettere a fuoco. Ok, 39% e sono appena le 11:46. Allora, adesso andiamo ad aprire un attimino le statistiche della batteria, come abbiamo fatto fino ad ora. Vediamo un po' a che punto siamo. Ok, allora, 39%, quindi qui abbiamo 2 ore e 49, non so se riuscite a vedere, vediamo un po' se mi mette a fuoco la fotocamera. Ok, 2 ore e 49 di display attivo, quindi si può dire che eguaglia un po' il tempo dell'ultima ricarica effettuata. Intanto vediamo dettagli sull'utilizzo e guardate un po', ci sta un drastico una drastica discesa della batteria. Quindi, come potete vedere, per lo più io vado ad utilizzare Waze, che ha 27% di utilizzo. Vabbè, poi ci stanno le altre app che non superano il 5% di utilizzo, quindi 1%, 2%, 3%, ma la più alta è comunque Waze, perché la utilizzo costantemente per spostarmi per ogni mia località, e Google Play Service, Gmail, che è all'1% attualmente, ovvero sto ricevendo molte mail. Qui, come potete vedere, ci stanno una marea di notifiche che ancora devo leggere, quindi ho un bel po' di notifiche da leggere, non so se riuscite a vedere, quindi le sto scorrendo man mano ed ecco tutte le notifiche che mi sono arrivate. Non guardate l'applicazione Mi Fit, perché l'applicazione Mi Fit mi si è scaricata la Mi Band 4 e quindi è lì in stand by. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere è che io, un'altra cosa che faccio durante il mio utilizzo, lascio tutte le app aperte che più utilizzo, quindi dal Task Manager vado subito a prendere tutte quelle app che a me servono sotto mano e che utilizzo più costantemente. Quindi ho lasciato aperto il navigatore, Spotify per ascoltare la musica, Adobe Scanner per fare la scansione dei documenti e quant'altro. Quindi qui vado a recuperare una certa applicazione ogni qualvolta che mi serve. Quindi ritorniamo sulle statistiche, adesso siamo scesi a 38 e qui nuovamente la lista di tutte le app attive. Ecco qui ragazzi, dopo avervi fatto vedere le statistiche della batteria, vi faccio vedere anche il paesaggio qui di Livigno, dove mi trovo in questo momento. Livigno, in provincia di Sondrio. Miei carissimi amici, eccomi qua, sono nuovamente in auto, è passato un po' di tempo dall'ultima clip che avete visto e andiamo a vedere nuovamente la statistica della batteria. Allora, io adesso lo vado a riaccendere. Innanzitutto l'orario, 12:46, e come potete vedere, non so se riuscite a vedere da questa clip, con la batteria siamo arrivati al 21%, sì, siamo a 21%, quindi non so se riuscite a vederlo, vi riaccendo nuovamente il display, eccolo là, 21, bello chiaro. Adesso rientriamo nuovamente nella sezione batteria, quindi rientro nuovamente nella sezione batteria e andiamo a vedere nuovamente le statistiche. Quindi, come ci dice l'applicazione di OnePlus, telefono utilizzato più del solito, eccolo qua, ok. Poi abbiamo risparmio energetico non attivo, ottimizzazione batteria, va bene, e abbiamo l'ultima ricarica completa 5 ore fa, quindi da quando abbiamo iniziato il video sono passate 5 ore di utilizzo con 3 ore e mezza di display attivo. Io adesso vado a fare un'altra cosetta, che devo utilizzare un altro tipo di applicazione che mi consente di mettere in ordine cronologico le prossime destinazioni che dovrò raggiungere, quindi vado a utilizzare My Maps di Google, che anch'essa, se utilizzata molto, beh, anch'essa diciamo che ha
un leggero utilizzo di batteria. Quindi adesso prima vado a sistemarmi tutte le destinazioni e poi dopo riattivo Waze per spostarmi nella prossima destinazione. Allora, carissimi amici di Mitico Snake, siamo quasi giunti alla fine della durata della batteria del mio OnePlus 6. Allora, che dici? Adesso si va ad aggiungere anche un'altra cosa, perché qui sto registrando anche l'audio di questa clip, perché altrimenti non riuscite a sentire nulla. Allora, come potete vedere, tengo l'applicazione attiva per registrare l'audio e andiamo a vedere un attimino le statistiche. Infatti l'ho messo anche in modalità aereo, onde evitare che mi arrivassero delle notifiche, che altrimenti fa fatica a catturare l'audio, e siamo al 6%. Quindi andiamo un attimino a prendere l'audio, le statistiche della batteria prima che mi arrivi a fine, e come potete vedere siamo giunti al 6% di batteria. Ok, cerchiamo di far mettere a fuoco la fotocamera, ecco qua. Quindi siamo arrivati al 6% di batteria e andiamo un attimino a vedere quelle che sono le statistiche. Quindi tutte le app utilizzate, Waze ha utilizzato il 37% di batteria, e qui come potete vedere, vabbè, tutte le altre applicazioni non arrivano nemmeno al 5%, mentre invece per quanto riguarda l'utilizzo dello schermo siamo arrivati quasi a 5 ore. Come ho detto nel corso del video, il mio OnePlus 6 non arrivava a pomeriggio inoltrato, infatti sono appena le 13:26, sono quasi le 13:30. Quindi io direi di chiudere qua questo video. E miei carissimi amici, che devo dirvi? Beh, devo dire che il mio carissimo OnePlus sì, mi ha portato un po' dopo pranzo, però devo dire che ne valsa la pena. Quindi adesso io chiudo qua questo video, chiudo qua la mia giornata tipo con il mio dispositivo. Un attimino che passano una marea di auto, ok, perfetto. Chiudo qui questo video prima che mi abbandoni, perché poi lo devo ricaricare per raggiungere le prossime destinazioni. Quindi ragazzi, beh, se utilizzate il vostro smartphone in modo molto stressato, proprio come faccio io, sicuramente non riuscirà a superare le 6-7 ore di utilizzo quotidiano, di utilizzo generale della batteria. Quindi che devo dirvi? Io chiudo qui il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, ditemi la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere la vostra sul mio utilizzo per quanto riguarda la durata della batteria, insomma ditemi tutto quello che volete qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Vi ricordo, sono presente anche su Instagram, @miticosnake, ma tutti i link di riferimento ai miei social li trovate sempre qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!